Teatro quasi pieno e complessivamente buona performance della compagnia. È questa la notizia di oggi. Il luglio musicale è vivo e con buona pace di detrattori che preferirebbero saperlo chiuso, ieri ha riunito circa 700 spettatori che hanno applaudito ad ogni emozione, fuori dalle regole e dalle sovrastrutture tipiche dell'opera. Anche questa considerazione va scritta tra le note positive della serata di ieri. Il pubblico presente non era il pubblico che da decenni segue il luglio musicale. Quello trapanese infatti è storicamente uno spettatore preparato e mai si lascerebbe andare ad applausi a scena aperta nel corso dell'opera, ma soltanto alla fine di ogni atto. Ieri invece la platea non ha perso occasione per sottolineare ogni frangente emozionante, ogni passaggio clou della storia. Per inciso, riteniamo ovviamente positivo il ricambio generazionale del pubblico. Il nostro teatro ed il teatro dell'opera più in generale ne avrebbero veramente bisogno. E veniamo allo spettacolo. Quello di ieri è stata una tosca conciliante che ci fa far pace con il genere, concepita nel solco della tradizione ed arricchita da elementi di scena preziosi, la performance ha degnamente raccontato l'affascinante storia di Floria Tosca e Mario Cavaradossi, un racconto che si intreccia con la storia d'Italia e con il nostro risorgimento. Ed è stata molto buona la performance di Massimo Cavalletti, Scarpia, che, forte di un evidente physique du rôle e di una voce molto ben strutturata, ha saputo dar personalità al personaggio. Buona anche la prestazione di Chiara Esoton nei panni di Floria Tosca, che, armata di una voce compatta e priva di sbavature, ha dato vita ad un personaggio credibile e un po' meno sprovveduto di come ce lo raccontano da sempre. Meno convincente forse il lavoro di Denis Pivinsky, Cavaradossi, che ha probabilmente pagato lo scotto di un ruolo per lui nuovo e abbastanza ostico, ma siamo certi che il buon Mario saprà crescere nella parte. Insomma, è stata una serata gradevole, di buon teatro d'opera, con l'esedra della Villa Margherita che è tornata protagonista di quella che tutto il mondo ci riconosce essere il più importante tra i brand italiani, l'opera, con buona pace di chi aveva già preso ad intonarne il requiem. Domani, domani, sì.